Si accorciano i tempi di pagamento degli enti pubblici, ma il debito verso le imprese resta alto. Moda, le proposte di Confartigianato per la nuova legge sull'etichettatura. Lavanderie self-service in odore di concorrenza sleale, più controlli per la tutela del mercato. Dispositivi medici, la Commissione europea conferma la posizione degli odontotecnici. A Parma, Confartigianato premia la bellezza con l'iniziativa Modella per gioco. Bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. La pubblica amministrazione sta riducendo i tempi per saldare le fatture alle imprese fornitrici di beni e servizi, ma, secondo una rilevazione di Confartigianato, in molte zone del paese i ritardi rimangono elevati e il debito complessivo tocca i 3 punti di PIL. Ci dice tutto Lorenza Manessi. 58 giorni è il tempo medio impiegato nel 2016 dalla pubblica amministrazione per pagare le imprese che forniscono beni e servizi. Le cose, anche grazie al pressing costante di Confartigianato, sono migliorate rispetto ai tempi biblici di qualche anno fa. Ma dietro la media nazionale si nascondono situazioni ancora allarmanti. A rivelarle è un'analisi di Confartigianato che ha messo in luce i ritardi con cui in molte zone del paese gli enti pubblici pagano gli imprenditori. Si scopre così che 2/3 delle amministrazioni non salda le fatture entro i termini fissati dalla legge sui tempi di pagamento in vigore dal 2013, che sono di 30 giorni, con l'eccezione di 60 giorni per gli enti del Sistema Sanitario Nazionale. Le attese più lunghe le devono sopportare gli imprenditori del Molise, dove gli enti pubblici pagano in 107 giorni. Decisamente più fortunate le aziende della provincia autonoma di Bolzano, che devono aspettare soltanto 36 giorni. Nella classifica delle province, il primato negativo va a Catanzaro, dove la pubblica amministrazione salda le fatture in 111 giorni. Bisogna salire a Mantova e a Sondrio per trovare la situazione ideale. Nelle due province lombarde, infatti, gli imprenditori vengono pagati in 25 giorni. Tra enti virtuosi e cattivi pagatori, l'Italia rimane comunque tristemente in vetta alla classifica europea per il maggiore debito commerciale della pubblica amministrazione verso le imprese. Parliamo di una somma che tocca i 3 punti di PIL, vale a dire il doppio della media del vecchio continente. Insomma, ce n'è di strada da fare e dire che la soluzione sarebbe a portata di mano. Il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, insiste a riproporla da anni. Per rispettare il diritto delle imprese ad essere pagate in tempi certi, basterebbe applicare la compensazione diretta e universale tra i debiti e i crediti degli imprenditori nei confronti dello Stato. Ma forse è una soluzione troppo semplice per un paese così complicato come l'Italia. Lo schema di decreto legislativo sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili è all'esame del Parlamento. Un provvedimento atteso da anni che punta a costruire l'impianto sanzionatorio delle violazioni alle norme della direttiva europea di riferimento, la 94/11/CE, che disciplina e tutela il settore del tessile, abbigliamento e calzaturiero, un colosso dell'economia made in Italy, con quasi 100.000 piccole imprese artigiane che danno lavoro a più di 450.000 addetti. Nei giorni scorsi Confartigianato ha presentato le proprie osservazioni, ribadendo la necessità di tutelare i consumatori e le produzioni di qualità, a cominciare dal blocco delle importazioni in Europa dei prodotti non conformi all'etichettatura di scarpe e prodotti tessili. La libera concorrenza del mercato delle lavanderie sta subendo un duro attacco dal lavoro sporco delle lavanderie self-service, che offrono servizi non autorizzati. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Il vocabolario Treccani non ha dubbi. Con il termine inglese self-service si intende un'attività in cui l'acquirente si serve da solo, senza avvalersi dell'opera di addetti, camerieri o commessi. Eppure, a guardare le attività svolte dalle lavanderie self-service, qualche dubbio di interpretazione viene. Anche più di uno se si considerano i tanti servizi offerti ai clienti, dalla raccolta al lavaggio, dalla stiratura alla consegna a domicilio dei capi d'abbigliamento, denunciano da Confartigianato Pulitinto Lavanderie, la sigla di un settore che sta mettendo al bando la concorrenza sleale delle lavanderie a gettone. Un impegno che Confartigianato sta mettendo in campo su più fronti, a cominciare dall'incontro di maggio con Unioncamere e da quello del 12 settembre scorso con il Ministero dello Sviluppo Economico, per capire come far ordine in un settore che oggi soffre una vera e propria esplosione di attività che lavorano, troppo spesso, nei coni d'ombra della legalità e della libera concorrenza del mercato.
Le lavanderie tradizionali sono chiamate a rispettare una lunga serie di vincoli e di requisiti professionali ed ambientali, oltre agli oneri burocratici e alle autorizzazioni per l'attività imprenditoriale svolta. Le lavanderie self-service, invece, dovrebbero limitarsi all'attività commerciale di noleggio di lavatrici e attrezzature professionali. Il lavoro, poi, spetterebbe al cliente, che non potrebbe avvalersi dell'aiuto dello staff. Il condizionale ovviamente è d'obbligo, però, perché troppo spesso questo non avviene. Per questi motivi la sigla di settore di Confartigianato sta chiedendo maggiori controlli e una distinzione netta ed univoca di due attività, divise da un confine fin troppo facile da eludere, mascherato dietro un avviso scritto a mano e lasciato sulle pareti di una lavanderia a gettoni a scolorire. La Commissione europea ha risposto ai chiarimenti chiesti da Confartigianato Odontotecnici sul rilascio delle dichiarazioni di conformità da parte dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura. Pur rimanendo nei confini del regolamento di settore, infatti, l'Europa ha confermato l'obbligo di rilascio da parte di tutti i produttori, tra cui rientrano anche dentisti e odontotecnici che utilizzano la tecnologia CAD-CAM e che di conseguenza devono essere iscritti all'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura del Ministero della Salute. Asia Ature e Giorgia Malandra sono le vincitrici di Modella per Gioco, iniziativa organizzata da Confartigianato Parma per valorizzare gli imprenditori artigiani della moda e della bellezza. Ce ne parla Lorenza Manessi. Bellezza e moda in primo piano a Parma, con la seconda edizione di Modella per Gioco, evento organizzato da Confartigianato in collaborazione con il suo gruppo Donna Impresa e Formart Obiettivo Bellezza, l'ente di formazione di Confartigianato. L'iniziativa consiste in un concorso per selezionare aspiranti modelle e si snoda in vari step che coinvolgono tutta la città e sono culminati, ai primi di ottobre, con l'incoronazione delle vincitrici, Asia Ature e Giorgia Malandra. L'evento ha l'obiettivo di mostrare l'abilità degli artigiani che si occupano di valorizzare la bellezza delle partecipanti al contest, dalle attività del settore benessere, acconciatori e make-up artist, a quelli della moda e della comunicazione. Un piccolo esercito di imprenditori che si mobilitano per realizzare strepitosi look da passerella. Una gara nella gara, quella che a Parma si scatena tra i professionisti della bellezza e alla fine il risultato sfila per le strade della città e sale sul podio. Oltre alle valutazioni della giuria composta dai vertici di Confartigianato Parma, i voti sono stati raccolti anche sul sito della Gazzetta di Parma e sulla pagina Facebook dedicata all'evento. Modella per Gioco è organizzata da Confartigianato Parma con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio. Lombardia, dal 23 al 28 ottobre, settimana dell'energia. Confartigianato Lombardia promuove 7 giorni di eventi in tutte le province sul tema economia circolare e sharing economy, il presente per un futuro sostenibile. E siamo al punto in cui vediamo insieme il numero della settimana nella nostra rubrica. 240 sono le ore che in media, in un anno, un imprenditore deve dedicare agli adempimenti fiscali. Pensate. Bene, è tutto. L'appuntamento è per lunedì prossimo sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro.